Eccola Anna Maria Franzoni nel giardino della sua villetta sull'Appennino bolognese a Ripoli Santa Cristina, dove vive insieme al marito Stefano e al figlio più piccolo. È qui che si sono trasferiti quando alla mamma di Cogne, condannata a 16 anni di carcere per l'omicidio del figlio Samuele, sono stati concessi i domiciliari. Poche case e un piccolo negozio di alimentari. Qui si conoscono tutti. Viene qui ogni tanto a fare la spesa. Come tutti gli abitanti di Santa Cristina, più o meno tutti. Mi sembra una persona normale, va a fare la spesa, c'ha i figli, c'ha il giardino, c'ha la famiglia, c'ha tutte le cose normali come tutte le mamme, come tutte le mogli. Cioè, poi non lavora per quel che so io, perciò non è che deve correre fuori, può avere anche lei, cioè fa quello che può. Molti però preferiscono non parlare di Anna Maria Franzoni. Noi ci facciamo molto i fatti nostri. Ci spostiamo in una frazione vicina a Monte Acuto Vallese, il paese in cui vivono i genitori di Anna Maria e dove la mamma di Cogne è cresciuta. Noi siamo convinti della sua innocenza. È una brava ragazza, una bravissima ragazza, niente da dire. Conosco la famiglia, bravissima gente. Che si dice qua? Che vita fa? Cosa? Come le dico, non... chi ne parla mai? Non c'è mica niente da dire. Cosa c'è da dire? Ne hanno dette tante, basta.